Buongiorno, buongiorno con noi in questo lunedì 10 novembre 2014 in diretta come ogni mattina dal lunedì al venerdì per vedere quali sono le principali notizie della provincia di Lucca, ma non solo, e subito in primo piano il maltempo, lo saprete, l'allerta che è scattata la mezzanotte di ieri durerà fino alle 14 di domani anche in provincia di Lucca, un'allerta elevata soprattutto in Versiglia e infatti questa mattina in tutti i sette comuni della Versiglia le scuole sono rimaste eh, chiuse eh, con ogni probabilità. Lo saranno anche domani, ma la decisione sarà presa soltanto nelle prossime ore dai sindaci. E questa notizia, con cui abbiamo aperto anche noi ieri sera il telegiornale, il TG Noi, campeggia in prima pagina sui vari eh, quotidiani. Allora cominciamo subito a vedere il Tirreno, cronaca di eh, Viareggio, cronaca della Versilia. Che apre proprio con l'allerta Meteo. Ancora maltempo, questo è il sottotitolo del Tirreno. Scuole chiuse in Versilia, previste bombe d'acqua. Tutti i comuni, compreso Viareggio, hanno emesso ieri le ordinanze relative allo stop alle lezioni. Sono previsti fino a 200 mm di eh, pioggia. Prima però di andare nel dettaglio di questo articolo, vi dico subito ecco, che nonostante l'allerta meteo scattata la mezzanotte, al momento non si registrano eh, problemi né in Versiglia né sul territorio della piana eh, di Lucca e della valle del Cerchio. Questa è la situazione mentre vi stiamo parlando in diretta alle 8.32. Speriamo ovviamente che tutto rimanga sotto eh, controllo, i livelli dei eh, fiumi. E dei canali al momento eh, sono sotto livello di guardia anche se insomma ovviamente si stanno alzando però al momento appunto non si registrano problemi eh, particolari. All'interno dell'articolo di Donatella Francesconi si parla appunto di questa decisione da parte dell'Unione dei Comuni, dei sette sindaci della eh, Versiglia. Eh, perché il territorio della Versiglia, dice eh, Donatella Francesconi, in buona compagnia con il resto del paese, non regge bombe d'acqua come quelle previste per la notte tra ieri. E oggi data come in arrivo dalla Francia. Le scuole di tutta la Versiglia, Viareggio compresa, restano chiuse oggi e domani, salvo ordinanze di revoca del provvedimento concordato ieri pomeriggio dall'Unione dei Comuni, alla cui scelta si è allineato il commissario prefettizio che governa eh, Viareggio. Dunque, c'è questa ipotesi molto concreta: che le scuole rimangano chiuse anche domani, ma ovviamente vi terremo aggiornati nel corso della giornata. E fra l'altro a Viareggio c'è questa. Indicazione molto particolare da parte della protezione eh, civile, ho disposto, spiega il responsabile Giuliano Pardini, un'informazione in negozio per negozio in passeggiata e nella parallela, invitando tutti a mettere in sicurezza la merce per limitare il più possibile i danni nel caso di allagamenti, vista l'allerta meteo che ha diramato la regione. Ecco, il problema appunto è quello degli allagamenti, dunque la merce lasciata per terra o comunque in basso rischia... Eh, di finire eh, rovinata. Eh, sempre nella prima pagina del Tirreno di Vereggio, come ogni lunedì, sono, eh, sono minori, sono poche le pagine di cronaca locale nei vari quotidiani, c'è tanto spazio per lo sport, e ne parleremo eh, più avanti nel corso di Buongiorno Con noi. Sempre in prima pagina dicevo, del Tirreno si parla del eh, futuro del carnevale. Ebbene. Eh, non è in bilancio il contributo al carnevale, le fondazioni degli enti pubblici devono cavarsela da sole, è principio ribadito da una pronuncia della Corte dei Conti, sezione Lombardia, a proposito di un quesito posto dal comune di Gallarate. E dunque il eh, commissario il prefettizio Stefano Pozzoli eh, in sostanza si vuole allineare a queste disposizioni e dunque e per quanto riguarda il contributo eh, del 2014 non lo vuole mettere in eh, bilancio. Dunque questa è la eh, situazione per quanto riguarda il carnevale di Viareggio. Un'altra notizia, prima di passare alla Nazione, i ladri al chiosco Bunga Bunga, eh, questa è una notizia appunto di cronaca, sulle Biale dei Tigli sono stati più i danni che il bottino, eh, i ladri... Hanno spaccato un vetro, il gestore originario del nord Italia lancia l'allarme e qui in Pineta non riusciamo più a lavorare in queste condizioni, ha raccontato ai cronisti del Tirreno. Vediamo anche la prima pagina della Nazione di Viareggio. L'emergenza si sposta ai prossimi anni, serve subito un contributo statale fisso. Si parla del carnevale, c'è cioè questa intervista a Fabrizio Galli, il presidente... Dei carristi. La macchina del carnevale è stata messa in moto con molta fatica e con tanti dubbi e incertezze, ancora legate ai finanziamenti e contributi regionali. Eh, regionali, scrive Paolo Di Grazia. Però lo sguardo dei carnevalari veregini deve andare oltre l'edizione 2015. La parola d'ordine è rimboccarsi da subito le maniche. Queste sono le prime righe dell'articolo della nazione. Gli obiettivi. Eh, si dice appunto quali sono gli obiettivi del eh, carnevale, sono quelli appunto di lavorare in ambito governativo, i parlamentari cerchino contatti con Franceschini e trovino un'entrata certa, c'è il progetto appunto di dare uno stanziamento fisso eh, ogni anno al carnevale. Andiamo avanti, a pagina eh, 13 della cronaca della Versilia dei Tirreno eh, si parla della situazione di Pietrasanta. Taglio, analisi confortanti, ma lo stop all'acqua resta. In diminuzione la presenza del metallo pesante nelle tubature di Pietrasanta dopo la pulizia del serbatoio di Monte Regoli in settimana è eh, possibile eh, probabile la revoca dell'ordinanza. Dunque queste, eh, questa buona eh, notizia che sembra che arriva da Pietrasanta è ne parla Luca Basile sul Tirreno, anche noi ovviamente ieri ve ne abbiamo, ve ne abbiamo eh, parlato. E poi la notizia che anche noi ieri abbiamo dato e magari eh, fra pochi istanti vi facciamo vedere anche il video, filma le frecce tricolori e immortala un UFO. Il fatto è venuto il 14 giugno, nel giorno delle prove delle frecce tricolori, che lo ricorderete, erano a Forte le Marmi per la festa dei 100 anni del municipio. Ieri la presentazione a Firenze di questo video, eh, filma, eh, un video del cameraman di Viareggio, Fabrizio Scorza, 47 anni. E allora, siccome Scorza ha pubblicato questo video su internet, eh, vediamo proprio queste immagini nel racconto di Luigi Casentini. Un ufo durante un'esibizione delle frecce tricolori. È avvenuto lo scorso 14 giugno a Forte dei Marmi, e di questo avvistamento inedito c'è anche un filmato che il gruppo accademico ufologico Scandicci ha presentato in anteprima durante un convegno a Firenze. Il video è opera del cameraman Fabrizio Scorza, 47 anni di Viareggio, che doveva realizzare un filmato di backstage il giorno delle prove dell'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale prevista l'indomani, il 15 giugno. Mentre filmavo, non mi sono accorto di nulla, ha raccontato Scorza. A casa, invece, mentre selezionavo le immagini, mi sono accorto di quel pallino. Il pallino di cui parla Scorza viene fuori dal niente, arriva a una velocità molto maggiore degli aerei e si ferma proprio sopra le frecce tricolori che passano. Se fosse stato un riflesso di luce o un problema di ottica della telecamera, avrei visto solo l'oggetto, ha spiegato Scorza, invece c'era la scia. Mi sono messo a lavorare sulle immagini, le ho ingrandite, ho fatto un negativo e il pallino si è confermato quello che era: un oggetto solido, anzi, non solo uno, perché dietro di esso se ne vedono altri due. Secondo le stime, l'oggetto volava a 500 metri sopra le frecce, quindi a una quota di circa 2000 metri ad altissima velocità. Dunque, insomma, eh, non so se credete agli, agli UFO, a uh, questi oggetti volanti non identificati, ma insomma, questo video ovviamente eh, sta facendo eh, discutere. Vi faccio vedere... Eh, anche mh, il nostro sito internet eh, dove abbiamo pubblicato eh, questo video che potete vedere anche nell'account ufficiale di Fabrizio Scorza ovviamente in primo piano eh, sul, sul sito internet di noi tv c'è l'allerta meteo vi ricordo che però al momento non si segnalano eh, danni disagi particolari seppur eh, stia continuando a piovere questa situazione ve lo ricordo alle 8 e eh, 39 eh, vi stiamo parlando in diretta dunque allerta meteo scuole chiuse in Versilia come dicevamo sicuramente per oggi probabile non ancora del tutto ufficiale per domani e poi in primo piano in home page lo vedete il filmato UFO a forte dei marmi abbiamo ancora qualche minuto completiamo il racconto delle notizie che arrivano dalla Versilia c'è questa notizia purtroppo eh, sgradevole, ieri ne abbiamo parlato anche noi nel telegiornale eh, dei tifosi, dei giovani eh, tifosi che avrebbero insultato le vittime della strage di Viareggio. Il fatto è avvenuto durante la gara di campionato juniores, giocata a Barga, vinta per 3-0 dal Viareggio eh, sabato. Eh, questi giovani supporter del Barga avrebbero offeso e intonato cori facendo riferimento alla strage eh, ferroviaria del. Eh, 29 giugno 2009, ci dispiace che la partita sia stata l'occasione per offendere la memoria delle vittime della strage, dice il DS Sergio eh, Carnesalini. Aspettiamo, ovviamente, una risposta da parte eh, della società eh, del Barga. Insomma, se vorrà eh, rispondere a, a queste dichiarazioni. E, mh, a proposito di quello che sta accadendo a Pietrasanta, la vicenda del taglio si è guadagnata. Pagina 18 di Repubblica proprio nelle pagine nazionali. Dunque, insomma, tutti in questo momento stanno leggendo ciò che sta accadendo a Pietrasanta. Non bevete quell'acqua, il veleno di Agatha Cristi che fa tremare la Versiglia. Il Taglio, un residuo delle vecchie miniere, ha inquinato i pozzi. Da tre anni concentrazioni altissime mai rilevate dalla ASL. C'è una foto delle vecchie miniere di Pirite abbandonate e non ancora bonificate di Val di Castello, una località del comune di Petrasanta. Secondo gli esperti il taglio che ha inquinato una falda acquifera della Versiglia proviene dalle gallerie ancora attive delle eh, miniere. E eh, appunto, perché fa riferimento eh, la Repubblica ad Agatha Christie? Perché la scrittrice inglese eh, ne fece l'arma del delitto nel romanzo Un cavallo per la strega, grazie alla sua esperienza di eh, farmacista, e dunque, appunto, c'è questo legame fra ciò che sta accadendo a eh, Pietrasanta e la scrittrice, la nota scrittrice. Di Gialli Agatha eh, Cristi siamo in chiusura di prima parte: controlliamo se ci sono delle notizie che riguardano il maltempo. Per fortuna, appunto al momento eh, ve lo ripeto, non si registrano problemi particolari. Eh, fra l'altro è interessante questa eh, pagina dell'autorità di bacino del fiume Serchio con i vari eh, livelli eh, delle, mh, idrometrici, cioè dei vari canali, dei fiumi che sono in provincia di Lucca, eh, abbastanza alti, ma al momento non, non ancora a livelli eh, preoccupanti. Tanto per farvi un esempio di ciò che sta accadendo nelle ultime ore, eccoli, eccoli qua appunto questi, eh, questi grafici, guardate, guardate, questo è il grafico che racconta, che spiega come è salito il livello dell'Ozeri a Ponte Tetto, lo vedete, dalle 6 in poi c'è una curva che si è alzata in maniera davvero impressionante, però al momento comunque rimane a livelli di norma. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora insieme per la seconda parte di Buongiorno con noi vedremo le notizie che arrivano dalla Piana e dalla Valle del Serchio, fra poco.